Un saluto a tutti dal lungomare di Bacoli, siamo qui a Capomiseno, siamo con Mauro Cucchi, il vice sindaco. Oggi una grandissima festa degli aquiloni, con tantissima gente sulla spiaggia, ma anche gente che per conto suo sta pigliando il sole come l'estate. Assolutamente sì, dopo il bel successo dell'anno scorso, proprio di questo periodo tra l'altro, un anno dopo ci ritroviamo sul lungomare di Miliscola per una giornata che è proprio propizia per il Kite Fest Bacoli, la festa degli aquiloni, anche della fantasia, per grandi e per piccoli, e per una giornata che è autunnale. Ma è la dimostrazione che Bacoli oramai è una meta, diciamo, che vale per tutto l'anno, quindi iniziative tutto l'anno, e ringrazio gli organizzatori per aver proposto l'iniziativa, che noi abbiamo accolto favorevolmente. Allora, noi siamo Partenope Fly, insieme a SB Eventi proponiamo questo tipo di attività, questo hobby, questa bellissima iniziativa. Bacoli non è la prima volta che ci ospita. Ringraziamo per questo il sindaco, il vice sindaco, tutto, perché ci ha patrocinato, e il nostro scopo è quello di stimolare la possibilità di dare con i colori un messaggio di pace e di continuità. Non è la prima volta che veniamo, ci ospitano, e di questo ringraziamo tutti. I nostri aquiloni sono aquiloni un po' particolari, noi li chiamiamo gonfiabili, steccati, stelle volanti, ognuno ci mette un nome, poi i colori sono quelli che si abbinano a una realtà bellissima come questa, vedere piena di ragazzini e persone che non solo vengono a prendere il sole, ma corrono dietro i loro aquiloni, e per noi è un'immensa soddisfazione. Ci proponiamo già per l'anno prossimo, possiamo dirlo? No, è una cosa sicuramente da ripetere, anche perché è bellissimo, perché coinvolge le famiglie, coinvolge tutti, dai bambini chiaramente attratti da tanta bellezza alle persone più grandi. Le domande più assurde vengono proprio perché sono semplici da far volare. Noi facciamo provare anche i nostri, per quanto siano discretamente impegnativi, però ciò non toglie che non si sa, cioè non si fa quella cosa che non si sa fare praticamente, bisogna tentare e riproporre questa cosa, questa promozione, se così vuol dire, che noi proponiamo anche in tutta Italia, perché partecipiamo a festival internazionali e nazionali, pertanto perché non a Bacoli? Praticamente l'abbiamo fatto, l'abbiamo proposto, veniamo testati. Volevo domandare una cosa, dietro, certo, alle vostre spalle ci sono quelle piovre. Le piove sono mie. Cioè, bellissime, come sono state fatte? Allora, sono 8 metri, sono portanti praticamente, anche se per farle volare in treno, quello è un treno da 5 praticamente, c'è un pilota sopra che li sostiene, ma non li sostiene, li sostiene solamente come direttività, non come massa volante, perché loro volano anche da sole, però l'effetto scenico chiaramente è totalmente diversa. Prima avevamo una piovra di 5 metri e 50 per 15 metri, abbiamo tirata giù perché i piccolini ci davano fastidio, ma ciò non toglie che se c'è la possibilità la ritiriamo su. Siamo venuti qui con 4 gruppi campani, tra noi Aquiloni Falk, Arlabulus SV Eventi e praticamente Partenope Fly, un gruppo di campani che si danno veramente da fare per questo hobby colorato, chiamiamolo così? Ok, grazie di tutto. Grazie a voi che avete portato questa bellezza qui nei Campi Flegrei. Ok, grazie a tutti.